L'incontro e il confronto tra due grandi civiltà del Mediterraneo, questo il filo conduttore che caratterizza la nuova mostra allestita all'interno della centrale Monte Martini intitolata Egizi Etruschi ed Eugen Berman allo Scarabeo Dorato, visitabile fino al 30 giugno, l'esposizione segna di fatto l'esordio del nuovo spazio ricavato all'interno della struttura situata in via Ostiense e destinato ad accogliere d'ora in avanti mostre temporanee sfruttando i circa 250 metri quadrati disponibili. Questo lo facciamo a 20 anni dalla prima apertura della centrale Monte Martini con l'esposizione delle sculture provenienti dal Campidoglio. Quindi siamo molto contenti di inaugurare questo spazio con una mostra che riteniamo possa avvicinare ancora più persone al Museo della Centrale Monte Martini. Il progetto, inaugurato in data 21 dicembre, cerca di ripercorrere le fasi principali dell'evoluzione degli Egizi così come degli Etruschi. Il materiale raccolto mette in luce gli scambi commerciali e il prezioso dialogo culturale tra le due realtà. Oltre a Claudio Parisi Presicce, Simona Carosi e Antonella Magagnini, il percorso preparato per i visitatori si avvale anche della collaborazione di Alfonsina Russo, direttore del Parco Archeologico del Colosseo. Questa mostra celebra i rapporti culturali tra Egizi ed Etruschi, rapporti culturali che si ebbero attraverso alcune altre importanti civiltà del Mediterraneo, i Fenici e i Greci, in un momento in cui il Mediterraneo era un mare che univa le diverse civiltà, e noi con questa mostra vogliamo proprio in qualche modo sottolineare l'importanza che all'epoca il Mediterraneo aveva proprio per lo scambio culturale pacifico tra le varie culture. Oggetti antichi da ammirare con attenzione, documenti curiosi per saperne di più riguardo popolazioni arcaiche, la mostra ospitata presso la centrale Monte Martini si avvale anche di una sezione introduttiva destinata a far conoscere il gusto del collezionismo ottocentesco evidente in personaggi come Augusto Castellani e Giovanni Barracco.